Tragedia per la famiglia Troncozzi che venerdì mattina ha visto morire dopo 2 giorni di agonia il giovane Mirko, 38 anni, che la mattina della vigilia era stato ricoverato prima all'ospedale di Faenza e poi al Bufalini per le gravi lesioni riportate in un incidente domestico. Sembra quasi assurdo che un'azione che Mirko ripeteva quasi tutti i giorni, mercoledì gli sia stata fatale. Si stava allenando con una barra telescopica di quelle per allenare i muscoli dorsali laterali ed è probabilmente durante uno dei piegamenti verso l'alto che l'attrezzo, forse non ben fissato alle pareti, ha improvvisamente ceduto. Nella caduta il giovane ha battuto la testa violentemente ed è riuscito a trascinarsi a malapena sul divanetto, dove è stato rinvenuto privo di sensi qualche ora dopo dal padre, che preoccupato perché il figlio non rispondeva alle chiamate, si è recato a casa di quest'ultimo e aveva in seguito chiamato i soccorsi. In un primo momento Mirko era stato trasportato all'ospedale di Faenza, ma quando i medici si sono accorti della serietà delle lesioni riportate, hanno ritenuto necessario il trasferimento al centro traumatologico del Bufalini di Cesena, dove, dopo 2 giorni di agonia, si è spento. I familiari, colpiti dal grande dolore, hanno deciso di donare gli organi, mentre dei funerali non si hanno ancora notizie perché la famiglia ha deciso di vivere il più privatamente possibile il dolore della perdita. Francesca Diletta per Faenza Web TV.